punti. Ok, è andato, Katia. Ok. Grazie. Ciao. Allora, scusate dell'inconveniente, oggi siamo leggermente in ritardo, penso di 3-4 minuti. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti, siamo a Bergamo, nella cucina di mia figlia Irene, faremo delle ricette speciali oggi. La base, sapete che facciamo sempre tre ricette base, che sono quelle dell'azienda. Allora, io mi chiamo Antonietta. Ce n'hai quattro collegati, ne mamma sei. E dobbiamo aspettare forse qualche minuto? 9, 9. Ok, piano 10. Piano. Allora dai, allora aspettiamo qualche minuto. Intanto facciamo così, io mi porto avanti con l'impasto della pizza. Allora che ho già fatto, questo è l'impasto senza glutine. Essendo io celiaca, ma anche va a beneficio poi anche di tutti gli altri che vogliono mangiare magari un piatto, un pasto dietetico. Allora, così mi porto avanti, intanto che poi si collegano le altre. 31, okay, 34. Piano piano. Allora, mettiamo anche. 42. E piano piano, perché giustamente abbiamo avuto un problema col collegamento oggi. E quindi saremo leggermente in ritardo. 44, 46. Piano piano arriveranno poi tutte e faremo il collegamento normale. Adesso facciamo una cosa, ci portiamo già avanti con... Sto preparando una pizza, come stavo dicendo, perché la nostra dimostrazione base è sempre le tre cotture. Quindi oggi faremo una pizza, faremo un primo, 50. Faremo il classico fritto, ma oggi vi faccio due ricette aspettare un attimino particolari. Va bene, intanto aspettiamo ancora qualche secondo, che si collegano tutte. Mi porto avanti facendo un'altra cosa. Intanto magari, sai cos'è, inquadra il tavolo con sulle cose, così almeno anche chi... Quanti sono? Quanti siamo oggi? 62. Siamo un pochino. Cos'è successo oggi? Mi stanno arrivando. Piano piano, sì, perché oggi è un po' una giornata così e quindi qui dentro facciamo il risotto. 70. E qui dentro facciamo due zucchine. Allora, non mi sentite parlare perché abbiamo avuto all'inizio un problema tecnico, ma poi ci riprendiamo, eh? Adesso aspettiamo ancora un attimino che si collegano un po' di amici, conoscenti, consulenti. Ok, partiamo. Intanto mi sto portando avanti. Ok, partiamo. Ok, allora, benvenute, buongiorno. Siamo a Bergamo, siamo nella cucina di mia figlia Irene, io sono una consulente della Life Prime, mi chiamo Cappa Antonietta, molti mi conoscono e molti no, sono quasi 8 anni che lavoro per questa azienda. Azienda meravigliosa, stupenda, con sede a Latina. L'azienda si chiama, come dicevo prima, Life Prime, si occupa di sana alimentazione, di benessere e bellezza. Però, come voi vedete, noi facciamo la dimostrazione del Magic Cook. E così vi facciamo proprio vedere come è semplice, come è facile cucinare con questo coperchio, dove andremo a esaltare tutti i sapori che in realtà si sono persi col tempo, mentre il Magic Cooker va veramente a esaltare i sapori, i gusti, conservando tutte le sostanze organolettiche che naturalmente ci servono anche per poter vivere. Allora, oggi voglio farvi delle ricette, abbiamo detto, senza glutine e non senza glutine. Cosa vuol dire? Facciamo delle ricette che possiamo fare tutti, come ad esempio delle verdure che sono salutistiche molto forti. Allora, oggi
Prepariamo una pizza e quindi una base l'abbiamo già fatta. Io la faccio con la farina di riso e grano saraceno in quanto io sono celiaca. Non ci piace molto condita, abbiamo messo una base. Quindi andiamo a metterla direttamente già sulla fiamma e facciamo una fiamma. Facciamo una fiamma alta e andiamo a mettere la pizza. La pizza va messa qualche minuto fiamma alta. In questo caso la sto facendo col coperchio Smart Dynamic, che sarebbe un'evoluzione. Adesso man mano facciamo la pizza, poi vi spiego. Qualche minuto fiamma alta perché la molla in titanio si deve espandere leggendo i gradi che sono nella pentola. In questo caso stiamo usando una diamante. Cos'è la diamante? Sono le pentole belle per eccellenza, in quanto non contengono sostanze nocive, perché purtroppo molte sostanze tossiche delle pentole, vuoi quelle industriali, tipo il PFOH, fa proprio male, è dannoso. Le nostre pentole sono garantite a vita perché non hanno quella sostanza. Sono privi di piombo, sono senza nickel, sono senza cambio e soprattutto non si attacca sotto nulla. Quindi posso cucinare anche dei cibi dietetici senza condimento. Allora, proseguiamo con una ricetta che penso molta gente rimarrà magari un po' sorpresa. A fare una ricetta un po' particolare. Allora, nella stupenda vulcanica, se riesco a aprire la bottiglietta dell'olio Evo che mi hanno regalato per provare, ecco, ok. Io vado a mettere proprio, guardi, un filino di olio e vado a. Mi è caduto un filo d'olio, no. E ho già preparato degli involtini di. Faccio vedere di Costa Bianca, non so come la chiamate, è cruda, l'ho solo lavata ed asciugata. Quindi adesso cosa vado a fare? Io ne voglio fare una con il prosciutto cotto, se riesco facciamo bene a metterlo nel piatto, e quindi vado a mettere una bella fetta di prosciutto, una bella fetta di Emmental oppure scamorza, quella che volete. L'importanza è che quando noi le chiudiamo, dobbiamo fare in modo che all'interno facciamo andare la foglia, perché quando vanno in cottura non deve uscire subito la mozzarella o la scamorza, quello che volete. Una cosa mi sono dimenticata, ecco, scusatemi perché la fretta è brutta consigliera. Non ho buttato via la parte dura della costa di cui ho scottato, ho sbollentato, ma non la butto, quindi la metto dentro assieme e come vedete non sto mettendo né sale né olio, niente, sto solo cercando di fare un piccolo involtino in questa maniera. Quindi lo mettiamo, adesso ne facciamo un altro, in questo caso lo voglio fare con della salsiccia che ho già diciamo fatto perdere un pochettino di grasso. Mettiamo lo stesso una fettina di formaggio. Però si possono mettere tutti i formaggi che si ha voglia e quindi andiamo sempre a avvolgerla facendo in modo di non far uscire nulla e poi andiamo a metterle dentro. Facciamo l'ultima perché così almeno terminiamo quello che è le cose che abbiamo messo qua. Dato che dopo questo cibo ce lo mangeremo, non va buttato via nulla, e quindi andiamo a mettere anche l'ultima. Ecco, stavo dicendo perché non devo mettere nessun sale o pepe. Adesso poi vi spiego il perché. Allora, il prosciutto, essendo già di per sé abbastanza saporito, io preferisco non mettere nulla. Se proprio, cosa faccio? Oh no, non ti devi aprire, Cicci, eh? Eh no, le brutte figure non me le devi far fare, devi stare chiusa, eh? Beh, questa qua non sta chiusa, quindi va bene, starà così. Quindi vado solo a mettere un po' di
aromi, ma proprio tanto per dargli un pochettino di pepe. Vado a mettere il mio coperchio, accendo fiamma alta e le faccio rosolare. Naturalmente sto usando una vulcanica, che sarebbe la sorella della nostra serie di pentole. Ripeto, c'è la vulcanica, che è una pietra vulcanica, ha lo stesso artigiano che le fa. Garanzia vita, non hanno anche loro né PFOH, non hanno cambio, non hanno piombo e quindi sono salutari come pentola. E intanto usiamo sempre queste noi per cucinare. Intanto la mia pizza sta andando e quindi le facciamo cucinare i primi minuti a fiamma alta, in modo che le rosoliamo bene bene bene. Dopo le andiamo a farle cucinare senza metterci grandi cose. Intanto andiamo a fare un'altra cosa che penso che molta gente comunque vorrà cucinare nella vita. Quante volte capita che arrivi a casa e non sai quello che devi cucinare? Bene, allora io cosa ho fatto? In una semplice pentola, ripeto, poi si possono usare anche le pentole che si ha voglia, non è che dobbiamo cambiare le pentole. Però se voglio delle pentole di altissima qualità, chiedete pure alle consulenti. Allora vado a mettere un cucchiaino di olio, ma tanto per sporcare una pentola. Vado a mettere del porro che ho già tagliuzzato, della salsiccia che ho già tagliuzzato. Le mani le ho già lavate 40 volte da quando ho iniziato. Quindi vado a mettere tutto così e vado a metterlo sul gas. Accendiamo questo, No, no, altro. io non le conosco. Ok, e andiamo a mettere il coperchio e facciamo rosolare perché oggi faremo delle cotture classiche. L'hai detto cosa c'è in pentola qua? L'hai detto Prego. cosa c'è in pentola qua? Allora, in pentola qui dentro c'è del porro tagliato e della salsiccia sbriciolata cruda. La dobbiamo fare tostare, voglio fare un risotto. Intanto voglio farvi vedere che la calotta si sta alzando della pizza, quindi adesso abbasso al minimo la mia fiamma e quindi la metterò al minimo. In questo caso vado a girarla perché lo spazio è quello che è, scusate, faccio questo lavoro, faccio la mia pizza. Guardate, la mia pizza sta comunque cucinando, va bene? Allora, il coperchio si può aprire. Tutte le volte che voglio, il coperchio si può aprire, non succede assolutamente nulla. Consigliamo sempre, quando aprite il coperchio, di non capovolgerlo mai, perché cos'è che fa il coperchio magico quando cucina? Adesso ve lo mostro così vi faccio vedere. Allora, il coperchio magico è di acciaio 1810 con una garanzia a vita. È formato da una base che sarebbe le forme delle pentole. Quindi questo è un 27, ma io vuol dire che lo metto sulla pentola 26, 24, 22, scendo fino a dove? Fino a coprire questi fori, perché sono i fori di Venturi che fanno tutto il lavoro per me. Quindi un coperchio può bollire, stufare, grigliare, tostare, scongelare, friggere, gratinare forno. Quindi sto facendo una pizza senza accendere il forno. Quindi a me bastano 7-8 minuti e come vedete una fiamma è al minimo, perché se noi facciamo una pizza in casa normale ci vuole minimo 10-15 minuti perché devo portare a temperatura il forno. Poi quando lo apro il forno, di solito tutto il calore si disperde perché all'interno del forno ha una serpentina e una come si chiama l'altro che non mi ricordo. Va bene, una cosa che fa tenere la temperatura. Quindi dopo riparte la serpentina a tenere la temperatura minimo sono 180 gradi. Noi invece con questo coperchio cuciniamo tutto a 100 gradi. Vuol dire che il cibo non è stressato. Il cibo è ricco delle sostanze organolettiche. Quindi è grazie a questi fori di Venturi.
che messo in qualsiasi pentola si trasforma in tutto quello che devo cucinare. Quindi a noi non serve più forno, non serve più microonde, non serve più la pentola a pressione, non ci serve un tostapane, non ci serve nulla, ci servono tre o quattro coperchi. Il coperchio, come vedete, si può smontare e ne approfitto di farvi vedere una cosa. Questo è il modello classico, per capirsi, è il modello che c'era 2 anni fa, però l'azienda si evolve, migliora, ma grazie ai consigli dei clienti. Vi faccio vedere il modello nuovo, che è quello che stiamo facendo la pizza, dove ha montato lo Smart Dynamic. Io adesso lo smonto, così voi potete vedere che è proprio differente dall'altro. Allora, io quando ordino i coperchi, se voglio quello con lo Smart Dynamic, lo pagherò leggermente di più, però chiedete ai consulenti, perché addirittura potrete averlo gratis se fate una dimostrazione con quattro amiche ed esce una piccola vendita. Invece di avere un altro regalo, potete avere lo Smart Dynamic, che è questo. È un aggeggio, diciamo, un aggeggio per modo di dire, ma è molto intelligente, perché è un pistolino dalla parte liscia, dalla parte dentata, però c'ha, come vedete, un anello che scende e sale, perché all'interno ha una molla a forma in titanio. A cosa serve? Vi faccio vedere. Allora, quando arriva dovete montarlo sul coperchio. Vedete che fa il gioco? Quindi questo va incastrato dentro, io l'ho già fatto. Quindi cosa faccio? Non faccio altro che ho i coperchi vecchi, ordino solo il pezzo sopra. Naturalmente costa una cifra, poi chiedetele ai consulenti, adesso costa anche poco. Quindi lo voglio mettere sul modello vecchio. Metto la vite, metto il coperchio nuovo, lo monto e ho il coperchio nuovo Smart Dynamic. E mi fa la stessa funzione. Questa è la differenza. Scusate, vado a girare la mia, perché altrimenti qua mi si sta bruciacchiando tutto, tutto, tutto. Non ho abbassato la fiamma. Vado anche a mischiare e tostare un pochettino quello che è, perché a me il risotto piace farlo ancora in modo classico. Quindi un bicchiere di riso. Adesso vado a mettere del vino bianco. In questo caso qua non l'ho mischiato, però io vado a occhio, ma perché le dimostrazioni le faccio tutti i giorni e quindi ho l'occhio per vedere. Però noi consigliamo per le prime volte, misurate le cose, perché su 100, su un bicchiere di riso in questo caso, escono 2 piatti di riso, perché adesso ci devo mettere il liquido, quindi ogni bicchiere di riso vado a mettere 2 bicchieri di acqua e quindi vado a fare il liquido. Allora, in questo caso non ho ancora messo sale, perché? Perché la salsiccia è abbastanza, diciamo, forte e quindi la faccio cucinare classico. Il riso di solito, un risotto ci vuole sempre 20 minuti e devi continuare a girarlo. Nel nostro caso fa tutto lui, quindi ho solo un po' mosso quello che è la salsiccia con i porri. Intanto faccio cucinare, da quando esce il vapore, vuol dire che nella pentola ci sono sempre 97 gradi, faccio cucinare circa 7-8 minuti, poi comunque vedremo. Intanto vado a girare, che sono quasi quasi cotti, se non mi sto spianando le mani. Ok, ah, ci ho lasciato le dita, intelligente come non mai. Madonna, mi serviva la pinza. Ok, quindi adesso abbasso leggermente la fiamma e li faccio cucinare altri 2-3 minuti, e quindi per me sono quasi cotti. La mia pizza è pronta.
Questi sono quasi pronti, leviamo di mezzo queste robe e così almeno le posso appoggiare in frigo? Sì, appoggiamo in frigo questi. Intanto giriamo qua perché col gas non è centrata. Andiamo a levare il coperchio perché la pizza è pronta e andiamo a prendere un piatto. Signore Dio, la mamma. Sono ustionata. Non te li ho preparati. Proprio quello rotto, va bene. Allora. Vabbè. Sono dimenticata. Allora, questa qua è la pizza che abbiamo fatto col Magic Cooker, ok? Bella cotta, adesso andiamo a assaggiarla e mettiamo un pochettino di liquido per lavare la mia pentola. Ah, una cosa non vi ho detto. Sapete che le nostre pentole non vanno assolutamente in lavastoviglie? Le nostre pentole non vanno lavate col detersivo, ma vanno solo lavate con acqua calda e se la voglio disinfettare un pochettino di aceto bianco. Allora, intanto spegniamo quello che è le verdure e sono cotte e le lasciamo riposare qualche minuto. Come faccio a vedere se sono cotte? Quando la mozzarella o la scamorza che è dentro comincia a sciogliersi, quindi vuol dire che la verdura è cotta. Tagliamo la pizza così vediamo se è cotta perfettamente. Allora, vediamo un attimino se si riesce a sentire anche il croc. Facciamo? Ah, io mi sono ustionata prima perché ho toccato la pentola. Ah, se scegliete le vulcaniche, vi avviso, prendete le pattine, perché io purtroppo l'ho spostata, mi sono veramente ustionata. Consiglio, le diamante, invece quella nera, hanno i manici che non scottano. Andiamo a vedere un attimino la pizza se è cotta, così almeno possiamo... Sentite, croc, 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 vuol dire che è cotta. E quindi andiamo a vedere che la pizza è bella cotta, anche sotto. Io la metto con la farina perché a me piace proprio che sente il sapore della pizza come se fosse in pizzeria. Naturalmente è fatta con farina di riso, grano saraceno, perché a me il riso, la farina di riso pura non piace e quindi preferisco mischiarmelo con il grano saraceno, sempre senza glutine. Possiamo fare tutto quello che vogliamo col coperchio magico, fare la pizza, puoi fare il pane, puoi fare dei toast, puoi fare la piadina. La frittata è spettacolare perché non va girata, assolutamente. Cuoce perfettamente sia sopra che sotto. Allora il mio riso già bolle, quindi vado ad abbassare leggermente la fiamma e la faccio cucinare ancora 4-5 minuti. Intanto andiamo a impiattare andiamo a impiattare questi, tanto li spostiamo di qua perché dobbiamo fare le foto dopo, ok, leviamo questi, leviamo anche questo di mezzo, facciamo un po' di ordine, va bene, allora, però mi fa male la scottatura che ho beccato, guarda la facciaccia mia. Allora, appoggiamo su questo e vi faccio vedere che ve la vado a tagliare. Ok, mettiamo tutti assieme. Guardate che io nella pentola avrò messo proprio un filino, filino, filino di olio. Vedete poi tutto il condimento, l'ha fatto probabilmente anche prosciutto cotto. Adesso andiamo a vedere anche se sono cotte all'interno. Quindi ne tagliamo una. Tagliamola a metà così andiamo proprio a vedere se anche dentro è bella cotta. Vedete che anche la verdura
È bella cotta e quindi andiamo a vedere che è cotta sia tutta la parte esterna, anche la parte interna. Poi una cosa importante, le voglio un po' più tostate, quindi fate come me, fatele tostare a fiamma viva qualche minuto. Se invece le volete meno tostate, fate la fiamma un po' più leggera. Quindi in quel caso lì vuol dire che voi ve le fate non belle tostate, ma ve le fate un po' al vapore. Quello dipende dai gusti. Ognuno di noi poi in base a come vuole la cottura. Allora, vi voglio far vedere una cosa. Vi ho detto che le nostre pentole non si lavano e quindi andrò a fare una cosa. Nella stessa pentola che ho fatto gli involtini abbiamo detto gli involtini scusate, Coste di bianche. coste bianche. Adesso con un semplice scotex andiamo a levare, diciamo, quella parte un po' più grassa e andiamo invece a fare un cibo che avevo già preparato in un'altra pentola. Ho messo un filino di poco di aglio. Strano che la mia Irene non mi dice: "Mamma, che odore di aglio che senti!" La Irene non me lo dice. La Ti ho già Irene detto non che c'è odore di dice. cipolla. La Irene sente l'odore di cipolla. Allora, non perché smonto questo, non lo utilizzo. E quindi utilizziamo ancora quello. Allora, ho messo un filino di ripeto, l'aglio tagliato molto sottile. Ecco, un consiglio che vi voglio dare: non tagliate mai le zucchine rotonde. Questo è il consiglio che ci danno i nostri chef, ma tagliateli piuttosto già a quadrettini. Loro ci hanno detto che fanno meno acqua e conservano di più la vitamina. Quindi andiamo a mettere un filino di olio, ma tanto per dire sì, un pochettino di condimento. Andiamo a mettere, prima accendiamo la fiamma. Che è successo? Si è staccato. È successo qua. Scusate, le dirette sono così. Ok. Vediamo se è spostato. Ok. Ah, ok, vedete la sicurezza di questi. Benissimo. Quindi vado a accendere. Mettiamo sempre il coperchio. Sto usando un classico. Come vi spiegavo, la differenza è solo nello Smart Dynamic. Adesso vi voglio far vedere come montare lo Smart Dynamic, perché molti clienti ci hanno chiesto: "Antonietta, faccio fatica a montarlo." Guardate che è facilissimo, non è difficile, eh? Guardate, dovete fare un piccolo movimento quando vi arriva. Arrivano con la protezione bianca, quindi mi raccomando, il coperchio va sempre pulito. Vi faccio vedere quando vi arrivano come sono, perché molti clienti purtroppo dimenticano di levare questa protezione. L'azienda lo fa per cercare di proteggere l'acciaio, altrimenti si graffierebbe magari. Vedete? Quindi questo va levata. Dopo passiamo un poco di alcol, perché questo, essendo colla, può rimanere residui. Quindi passo l'alcol, poi passo col detersivo ed è pulito. Quindi levo prima quello che è la protezione. Questo è lo Smart Dynamic. Abbiamo detto, dalla parte piatta io lo infilo dalla parte che i dentini devono rimanere in mano a me. Cercherò di fare l'incastro dove ci sono questi dentini ed è montato. Eleonora, è facilissimo. Mi dai conferma che hai visto, cara? Perché mi avevi detto di spiegarlo bene, va bene? E quindi adesso sto rimettendo il mio coperchio classico sulle nuove forme che sono le quattordici. Potete scegliere se per chi ama il coperchio rotondo classico. L'azienda vi dà la possibilità. Lo voglio con lo Smart Dynamic, che c'è una piccola differenza. Se lo voglio classico, sono molto scontati e vi
Vi do un consiglio: se amate i nostri coperti magici, non perdete le promozioni, sono molto 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 vantaggiose. E poi fate una dimostrazione, invitate quattro amiche a vedere le nostre dirette. Voi avrete comunque dei bei regali che adesso vi mostro. Intanto scusate, vado a girare le mie zucchine. Le devo semplicemente fare in padella. Mi piacciono le cose belle croccanti sotto i denti. Quindi in questo caso un pochettino pochettino di sale lo vado a mettere. Borsa. Allora, intanto pochissimo sale, mi raccomando, perché dobbiamo dare modo al cibo di conservare tutte le sostanze organolettiche per permetterci di non ammalarci. Signori, io ho spento il mio riso, lo lasciamo qualche secondo a tostare da sole. Se volete vi faccio vedere, ecco qui ricordiamoci di abbassare leggermente la fiamma, altrimenti li facciamo ancora tostati forti. Quindi il mio risotto è pronto, lo lascio qualche secondo. Allora, l'errore, non fate mai l'errore che ho fatto io adesso. Devo utilizzare il Magic Cooker. Per non sporcare il piano cottura, spostatelo sempre in orizzontale, non gocciolerà mai, perché se voi fate questo lavoro, il vapore che si è formato dentro sono tutte le vitamine. Quindi voi dovete fare in modo che rimangano nel cibo. Va bene? Sciacquo le mani perché mi dà fastidio il sale sulle mani. Allora, siamo arrivati che il riso è pronto. Signori, noi in pochissimo tempo abbiamo fatto una pizza, abbiamo fatto degli involtini ripieni di crosta bianca, stiamo facendo delle zucchine, in un attimo le stiamo facendo. Ripeto, bastano 4 minuti, l'importanza è che la fiamma sia sempre fiamma viva all'inizio. Potete aprire il coperchio tutte le volte che volete, quindi potete controllare. Io le mie zucchine adesso le spengo. Ci ho impiegato quanti minuti? Chi ha tenuto il tempo di voi? Io ho fatto le zucchine in pochissimi minuti, quindi metto tutto a crudo, tutto a freddo, un cucchiaino di olio, posso mettere l'aglio, posso mettere la cipolla, la zucchina, l'importanza è tagliarla a quadrettini ma a rondelle, fate tostare qualche secondo, fiamma molto viva e dopo leggermente abbassate leggermente la fiamma e sono pronti. Avete impiegato 4-5 minuti. Il riso l'avete impiegato meno di 10 minuti. Una pizza l'abbiamo cotta in 7 minuti. Abbiamo fatto gli involtini, ma ci abbiamo impiegato quanto tempo? Pochi minuti. Questo per dirvi che il coperchio magico, prima di tutto, mi permette di cucinare in poco tempo e quindi vuol dire risparmio di cosa? Di gas. Perché è importante quando io vado a cucinare dove non devo buttare via tanti soldi di gas. E poi, ad esempio, vuoi mettere una cosa importante, il sapore. Dato che noi ci occupiamo di sana alimentazione, quello che mangio è quello che poi mi permette di star bene. Infatti, se voi guardate, tutti noi consulenti siamo tutti felici, ma proprio perché? Prima di tutto perché vediamo un prodotto straordinario, ma perché lo utilizziamo e quindi vogliamo che tutte voi clienti siate felici quando cominciate a usare il nostro Magic Cooker. Allora, voglio farvi un piatto che è la nostra, diciamo, bandiera. Allora, olio freddo, andiamo a mettere dell'olio in una semplice padella. Tra l'altro, in questo caso me l'ha prestata mia figlia. Andiamo a mettere dell'olio freddo. Andiamo a prendere patate congelate, io le ho già preparate la dose che serve per fare la dimostrazione. Naturalmente, se ne devo fare di più, è normale che non farò un pentolino così, ma cercherò di farlo in una padella più grande.
e quindi farò più patate. Adesso io ho messo una manciatina per farvi vedere. Dopo vedete, aiuto io a settare. Allora, qui dentro invece ho dei semplici filetti di merluzzo, che a sua volta, per non impuzzolire tutto il frigo, mia figlia, lei mi dice che impuzzolisco tutto il frigo. Sono dei filetti di merluzzo che io adesso mi infarino. In questo caso utilizzo la farina di riso e quindi non li taglio nemmeno, lo lascio così com'è. Avevo preso i pezzettini che si erano rotti nella confezione. Antonietta, le coste sono di sicuro dal tuo orto. Sicuramente Mica sì. Tiziana Bertoletti. Sì, cara, sì, sono proprio del mio orto perché quest'anno per via del coronavirus abbiamo dedicato molto tempo nell'orto e quindi mi sono dilettata a fare proprio l'orto. Fra l'altro me lo sto facendo proprio io, mio marito mi ha solo vangato la terra e me l'ha concimata. Torniamo a noi. Filetti di merluzzo congelati, infarinati. Voi potete usare tutte le farine che volete. In questo caso sto usando la farina di riso, che a quanto pare stasera sarà la mia cena. Adesso mettiamo il Magic Cooker Baby e vado a accendere una fiamma. In questo caso, visto che il pentolino non è enorme, lo farò in una pentola piccola. Se eravamo in tanti, l'avrei fatto in una pentola più grande. E quindi il fritto va sempre fiamma alta. Va bene? Avete domande? C'è qualche cosa che volete sapere senza problemi? Fatemi sapere. Tanto sciacquo le mani perché anche la farina mi dà troppo fastidio. Allora, signori, avete qualche domanda da farmi? Se no io finisco Le di pizze impiattare. surgelate, quanto tempo in pentola piastra a induzione? Allora, la cosa bella di queste coperchio che, come stavo dicendo, si trasforma in forno, in friggitrice, pentola a pressione, microonde, tostapane, grill, vaporiere. Prendo la pizza congelata, tipo quella della Boitoni, metto in padella, accendo il mio gas. Stessi minuti che lei ci impiega a fare una pizza fresca, per dirvi come l'ho fatta io, stessissimi minuti. La metta sulla fiamma medio o alta, calcoli 6 o 7 minuti. Poi può sempre controllarla, solleva leggermente, magari si aiuta con la palettina, va a controllare. Se le piace un po' più tostata, la lascia un minuto di più. Le piace morbida, spenga pure ed è fatta. A me si è bruciata sotto e non cotta sopra. E ha fatto la fiamma troppo alta all'inizio e può capitare per le prime volte. Scusi, quella signora lì come si chiama di Rina nome? Di Pasquale. Scusa? Rina Di Pasquale. Allora, Rina, una cosa, posso domandarti che tipo di pentole hai usato? Perché se tu hai usato una semplice antiaderente. Per capirsi, è normale che la pizza ti sia bruciata. Noi stiamo cucinando tutte con le diamante e con le vulcaniche. Questa è la stupenda diamante che io ho utilizzato a fare la pizza. Eppure ci ho impiegato prima di tutto solo 7-8 minuti. Eppure la pizza non è bruciata. Dipende sempre che tipo di padella Le utilizzo. vostre, ha detto. Ma se ho usato la nostra vuol dire che la fiamma era troppo alta. Quindi la prossima volta la faccia con la fiamma leggermente più bassa. Vedrà che riesce. Allora, Quanto? impiattiamo altre cose. Proprio quella che hai mostrato. E vuol dire che la fiamma era tanto alta. Perché può capitare anche a me a volte brucio delle cose. O vuoi perché ho fretta? Come ad esempio oggi, queste non dovevano essere così tanto tostate. Leggermente, un po' di meno, è tutta una questione di fiamma. Lei è abbastanza che la fa con la fiamma leggermente più bassa, vedrà che riesce bene, va bene? Allora adesso vado a levare, stai pure lì che tanto non succede niente, vedi lo stesso, tranquilla, che andiamo a fargli vedere. Ecco, mi ero preparata due foglioline di menta da mettere sulle zucchine e me le sono dimenticate. Va bene. Niente perché stavolta comunque sulle zucchine fatte così ci sta benissimo la menta, perché l'aglio vuole la menta, c'è niente da fare,
Adesso però facciamo una cosa. Allora, io non sono capace a impiattare come fanno le mie colleghe, eh? Scusatemi. Io sono una persona che guarda un po' di più la sostanza. È vero che è molto importante, anche, diciamo, come presenti un cibo nel piatto, però io sono un po' più alla mano. Quindi adesso facciamo così. Queste sono le mie zucchine belle cotte e se voglio farvi vedere una cosa importante, il colore della zucchina, che rimane verde brillante, soprattutto bella cotta, a chi piace? Bella tostata, in questo caso sono belle tostate. Va bene, facciamo così, diamogli solo un piccolo così. Dai, facciamogli, mettiamogli qualche fogliolina, dato che dopo le mettiamo le ricette sul. Va bene? E così almeno abbiamo fatto anche questa. Adesso andiamo a piazzare anche le. Andiamo a impiattare le, come si dice, il riso, che per me è pronto. Ok, andiamo a levare anche il riso. E pure lì che adesso la mia è arrivata la temperatura del mio fritto. La Irene sta facendo vedere la sua micia che è, op, sta facendo la sua micia che si è messa nella mia borsa del servizio. Eh? Allora, il mio risotto è con salsiccia e porri. Mettiamo una bella sformaggiata, parmigiano in questo caso, poi mettete il formaggio che volete. In questo caso qui io ho grattugiato un mix di formaggi, rimane più saporito, in quanto io utilizzo pochissimo sale. Questi sono i piatti che abbiamo fatto oggi e andiamo adesso a vedere a che punto è il mio fritto, che come vedete sta cucinando, la fiamma sempre alta. Andiamo a finire di friggere. Intanto vi volevo far vedere quali sono i regali che potreste avere facendo una semplice dimostrazione, invitando quattro amiche da casa. Allora, una cosa molto importante che io ho dimenticato di mettere nel cibo oggi, perché l'ho preparato qua, ma poi oggi è stata una giornata così perché all'inizio non ci riuscivamo a collegarsi, il mio integratore. Io vi dico che questo a me ha salvato la vita, in quanto essendo celiaca io ho un sacco di problemi intestinali, stomaco, pancia, schiena. Allora, questo prodotto è un prodotto naturale. Viene fatto dall'estratto di carciofo tarasacco, quindi è un prodotto integrale, molto 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 potente. Cosa fa quando io lo metto nel cibo? Allora, prima di tutto mi sgrassa il cibo, quindi io voglio perdere peso. Quindi quanto ne metto? Beh, c'è un misurino all'interno, questo è il mio personale che ho ricominciato a riprenderlo, perché io senza di questo non riesco più proprio a vivere. Il misurino è questo, ma per noi donne bastano 6 grammi, vuol dire la prima tacca sotto, un cucchiaino. L'uomo prende 13 grammi e se lo devo mettere nella pietanza, se faccio un misurino intero, vuol dire che è per tutta la famiglia. Ma cosa fa? Allora, prima di tutto è un prodotto che vedete è inodore, insapore. È una specie di zucchero, ma sa di nulla. Contiene selenio, contiene vitamina B12, senza poi dirvi cosa fa d'altro. Alle ossa, io ho un'osteoporosi a rischio frattura, quindi a me ha migliorato tantissimo. Infatti la mia dottoressa mi dice: Antonietta, cosa hai preso? A parte il Bonviva che devo prendere una volta al mese, ma questo tutte le mattine. Dove lo metto? Nel cibo se mi sono dimenticata alla mattina a colazione. Ma lo posso mettere nel latte e caffè, non hanno sapore e quindi prima di tutto mi permette di andare a lavorare sui battiti cardiaci, avendo io una cardiopatite. Quindi mi concilia il sonno, io faccio di quelle dormite di notte, fa bene alla pelle, fa bene ai capelli, fa bene alle unghie,
va a reintegrare la flora batterica in quanto contiene prebiotici e probiotici. È un prodotto veramente fantastico. Una cosa importante, abbassa il colesterolo, abbassa i trigliceridi, abbassa la diabete e questo è un prodotto straordinario che tutti dovremmo utilizzare. Stavo dicendo che vi volevo parlare dei doni. Se voi volete invitare delle amiche a vedere le nostre dimostrazioni, intanto giro il mio fritto perché sento che scoppietta e vuol dire che è quasi pronto. Lo lasciamo ancora qualche minutino, che dato che è la mia cena, mi piace bella croccante. Vi faccio vedere cosa potete avere se invitate quattro amiche. Questa è bellissima, è il nostro gioiellino, è il nostro baby e vi dirò che è la porzione di 2 o 3 persone, noi tutte le sere. A cena utilizzo questo, o per un risottino, o la minestra, ma anche un hamburger, una pizzetta, qualsiasi cosa devo fare. Viene regalato baby e pentolino abbinato. Non do neanche un centesimo. L'importanza è che invito 4 amiche. Ok, ho fatto la dimostrazione, esce una minima vendita. Allora l'azienda cosa mi fa? Mi premia con una cosa un po' di valore. Allora questa quadruccina è fatta a mano, è in terracotta. Guardate che bella che è, perché sotto ha lo spargifiamma e cera innaccata. E poi guardate il suo coperchio, io l'ho usato per il risotto. Ma guardate un po'. Questo qua è un completino. Il coperchio costa 59,90, ma a voi viene dato se c'è una vendita, o potete scegliere questo completo e date solo 9,90. In questo caso non avrete questo. E quindi avrete un valore un po' più alto. Va bene? Adesso vi voglio parlare di una cosa spettacolare che io amo tanto, tantissimo. Guardate il nostro gioiellino che è ancora in offerta questa settimana. La nostra stupenda diamante, la prima dell'altra serie. Anche questa c'ha lo spargifiamma sotto. È una diamantata. È la nostra famosa lasagnera. Ci sta dentro un sacco di roba. Molti clienti l'hanno già comperata, ma qual è la novità? Completa a un prezzo eccezionale. Chiedete ai vostri consulenti chi vi ha invitato. Anzi, una cortesia vi volevo domandare. Cortesemente, mettete per favore il nome sotto di chi vi ha invitato a vedere le nostre dirette, perché così abbiamo la possibilità anche poi di potervi comunicare con voi, va bene? Allora, signori, se avete domande da fare, chiedete pure perché adesso vado a impiattare la frittura che per me è pronta. Allora, prendiamo un altro piatto, ma lo voglio piccolo in questo caso. Ok, andiamo a levare. Dove ho messo la mia scumarola? Qui sotto. Andiamo a levare, però gli do una pulita. Ok. Lo asciugo un attimino perché ho già spento la fiamma, però gli do leggermente, anche se non serve fare asciugarlo, però dal momento che la fiamma l'ho già spenta non vorrei una reazione fisica. Quindi vedete che l'olio ancora sta friggendo, io ho già spento la fiamma e vado a levare la mia frittura. Non metti le scotte No, perché sotto. dobbiamo far vedere adesso che non hanno preso l'olio perché lo assorbiamo lì sopra. Vi voglio far vedere il colore dell'olio. Allora, in questo caso qua, andiamo un pochettino, pochettino, come dice la Irene. Non metti lo scotte sotto. No, vi voglio far vedere che voglio assorbire questa frittura, perché di solito quando sempre facciamo la frittura siamo sempre abituati a mettere 5-6 scottis perché assorbe. Bene, guardate signori, voglio solo farvi vedere questa cosa spettacolare che aveva convinto me poi andare a vendere questo prodotto. Quindi vuol dire che questa frittura è una frittura sana, è una frittura asciutta, è una frittura che posso mangiare tutti i giorni. Poi vi posso far vedere la patatina? È bella croccante, voi non potete. Tac! Guardate dentro come è bella morbida e fuori è bella croccante. E anche il pesce in se stesso
Dentro, ah, però scotta le mani, già mi sono ustionato prima. Guardate, guardate, è bel cotto. Però fuori, vedete com'è bel croccante? Quindi noi abbiamo impiegato quanti minuti a fare? Allora, una, due, tre, quattro, cinque cotture. Ci avranno impiegato tutto un pomeriggio con normale, con dei semplici coperchi normali? Quindi noi ci abbiamo impiegato poco tempo, ma abbiamo cucinato cinque cose. Vi faccio vedere una cosa straordinaria che è la pulitura delle nostre pentole. Mi sono dimenticata prima di mettere un goccio d'acqua. Ricordatevi sempre di mettere un goccio d'acqua, possibilmente anche calda, quando avete finito di cucinare, per dare modo alle nostre pentole di non essere lavate. Se faccio il pesce, magari sai, sono un po' schizzinosa, mi dà fastidio l'odore, allora in quel caso lì non faccio altro che mettere un goccino di aceto con uno scotto e spulisco. Ma anche in questo caso, guardate, adesso la vado a pulire, la vado a levare, naturalmente levo il più grosso con uno scotex e dopo magari con un panno bel morbido vado a levare quello che è la parte magari un po' più unta, un po' più grassa, però tanto per farvi vedere la pentola come rimane. E allora che noi ci dobbiamo stare 5-6 ore sempre ai fornelli e poi lavare, strofinare, cioè adesso è giusto che noi donne facciamo da mangiare, rassettiamo cucina e tutto il resto, però io ho pulito la mia pentola e sono a posto. Cioè, e quindi non ho usato né detersivo, non ho usato niente. La voglio disinfettare, non faccio altro che mettere un goccino d'aceto e ho finito. Allora, signori, io direi. C'è una domanda, Vincenzo chiede, mi puoi dare il procedimento per l'impasto della pizza con farina di grano saraceno? Allora, io, Vincenzo, io essendo una persona molto pratica, spesso vado a occhio, però di solito c'è una bella ricetta che lei può prendere sul Bimby. Ad esempio, io di solito sono 600 grammi di farina, in questo caso se utilizza la farina di riso, tenga presente che ci vorrà più acqua, perché come lei ha notato, la mia pizza, la devo impastare morbida, altrimenti si sbriciola, perché io ho solo fatto farina, io nel mio caso ho fatto 300 grammi di farina, ho fatto 200 grammi di farina di riso e 100 grammi di grano saraceno. Poi ho messo l'acqua, ma vado a occhio perché la faccio molto morbida. Il lievito che utilizzo io è quello senza glutine in granulare. Un cucchiaio di olio, un cucchiaino di zucchero, mischio bene 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 e la lascio lì a riposare. Dopo un'oretta la rimischio dal basso verso l'alto, facendo sempre in modo che dentro incorpora l'aria, infatti l'impasto non è legnoso. Dentro ci devono essere le bolle. Quello ti permette di avere un impasto molto più croccante, più digeribile. Dopo che l'ho lavorato ancora, magari dopo un'oretta ancora, la rimischio di nuovo e metto un bel cucchiaio di olio attorno e così almeno l'olio lo si imprigiona assieme alla farina e lo lascio riposare ancora un attimino. E dopo, quando la devo mettere nella pentola, a me piace mettere la farina sotto, ma lei ci può mettere anche l'olio, quello che preferisce. La lascia nella pentola un quarto d'ora, 20 minuti e la condisce come c'ha voglia. Va bene? Comunque il coperchio può fare tutto quello che voglio in cucina. Allora, io direi Pasqualina chiede se si vuole, e se si vuole lavare normale non si può fare, cioè col detersivo. allora, l'azienda garantisce a vita la pentola. Se però mi utilizza il detersivo è molto aggressivo. Quindi, dato che le nostre pentole non contengono sostanze nocive, se lei mi va a mettere il detersivo è molto aggressivo. Eventualmente, se lei proprio lo vuole mettere, ne metta proprio un pochettino in un panno morbido. Lo ripassa all'interno, ma risciacqui subito la padella perché l'azienda glielo garantisce a vita.
Ma se si sfoglia perché lei ha utilizzato delle sostanze chimiche, l'azienda non glielo può poi sostituire la pentola, perché l'azienda la rimanda dall'artigiano che lo fa a mano e hanno dei materiali apposta per vedere se si sono utilizzati prodotti nocivi. Tutto qua. Va bene? Allora, signori, io non so che ore sono, direi che se non avete altre domande, vi ringrazio perché siete stati ancora assieme a me. Se vi piacciono le dimostrazioni, ripeto, non fate altro che farci lavorare invitando delle amiche. Le nostre dirette sono lunedì ore 15, mercoledì ore 16, venerdì sempre alle 15 e martedì alle ore 21. Queste sono le dirette per quello che riguarda il far da mangiare e spiegarvi come utilizzare le nostre Magic Cook. Il giovedì invece per chi vuole sapere un po' il nostro lavoro. Io vi saluto, vi ringrazio che siete stati assieme a me, vi auguro a tutti una buona giornata. Soprattutto chiamateci, soprattutto chiamate anche Antonietta K. Buona giornata, di nuovo alla prossima, grazie mille.